Eccoci nella parte 1 del video tutorial e anche della, diciamo così, della, tra virgolette, spiegazione del progetto del videogame Pong utilizzando una scheda Arduino. Allora, questa è la breadboard del cui funzionamento rimando al primo video, il video chiamato sul primo progetto, e abbiamo già installato i componenti per la realizzazione del Pong. In più, al primo video che avete visto sul mio canale YouTube del Pong, ho aggiunto, scusate, questo pulsante. Il pulsante permette di praticamente di far partire il gioco. Quello che manca, che poi ne completerebbe il funzionamento, è il potenziometro per, diciamo così, far muovere le barrette laterali. Vi do prima una piccola dimostrazione con un televisore, del funzionamento del progetto. Accende scheda Arduino. Ecco qui. Allora, questo qui è la schermata iniziale. Per iniziare a giocare, dobbiamo premere il pulsante. Premendolo si inizia il gioco. Noterete che le barrette qui a lato si muovono in quanto non senza controllo, diciamo, perché non c'è il potenziometro a regolare la tensione in entrata e in uscita, quindi. Ecco perché vedete questo, diciamo così, saliscendi delle barre senza controllo. Questo è l'uscita RCA che viene collegata da un lato alla barra del negativo, quindi al ground, e dall'altro a quello che è effettivamente il, diciamo così, segnale video. Questo ponticello nero in realtà è un segnale, è un ponte di sincronizzazione tra questa resistenza che vedete qui, che è da 330 kΩ, e quest'altro cavo giallo, questo, che non ha resistenza perché devo ancora montarla, però funziona lo stesso. Se tolgo anche quest'altra, l'immagine si vede molto sfocata. Tuttavia, però, bisogna installare, ecco, vedete qui c'è anche la scritta gioco finito, game over. Tutto ciò è possibile perché questo pulsante c'è, cioè il ponte dal positivo al primo polo dell'interruttore, e dall'altro lato abbiamo il secondo polo dell'interruttore collegato al pin 2 e qui ad una resistenza da 10 kΩ che va al ground. Tramite questo collegamento noi possiamo ottenere la scritta di hai vinto, game over e di inizio di gioco. Per ripartire a giocare è sufficiente, come vedete qui, ripremere il pulsante e il gioco ricomincia dall'inizio. Questo quindi vi ho descritto anche sia la parte del video che la parte dell'interruttore. L'ultima parte che vedremo poi nella seconda parte, scusate, del gioco di parole del video è quella del potenziometro, cioè del controller che permette di giocare appunto al videogioco. Lo sketch lo trovate nel primo video e lo troverete allegato anche nella descrizione di questo video. Lo sketch da caricare nell'App Mega. Scusate, ho mosso un filo e sì, si è staccata la resistenza. Ecco, vedete, se la resistenza salta,
non vediamo bene il segnale video. L'ultimo video che realizzeremo circa questo progetto, però più in là, tratterà la realizzazione di un videogioco basato sull'Atmega, quindi senza dover utilizzare Arduino, quindi Arduino based, basato su Arduino, ma senza utilizzare questa scheda, quindi solo con l'Atmega e i componenti minimi necessari al funzionamento. Il progetto finale sarà un piccolo dispositivo molto contenuto, messo in un box di plastica che avrà solamente l'uscita video e l'alimentazione tramite una batteria da 9 volt o da 3,3, dipenderà da come realizzeremo il circuito. Sarà installato su un PCB, quindi di dimensioni molto contenute, e probabilmente, se riusciamo ad inserirlo già nella breadboard, il segnale audio, quindi per ottenere anche il suono, il classico suono del Pong. Prima di nuovo la scritta Game Over. Un'ultima cosa importante: come potete vedere qui sopra, il punteggio è impostato massimo a 7. Nel sorgente si può cambiare questo valore, e vedremo un po' anche come modificare il sorgente in una videoguida che realizzerò per voi prossimamente, perché tutti i valori che regolano in questo momento il videogioco possono essere cambiati a proprio piacimento. Da Dynamic Channel, in collaborazione con X Electronics, termina la prima parte del video tutorial.